Come vedete, se c'è, se si vede, c'è più luce perché abbiamo acquistato due luci in più grazie alle vostre donazioni e quindi grazie mille ragazzi. Grazie mille. Ci saranno altre cose che arriveranno grazie alle vostre donazioni. Però oggi facciamo non il non gli accessori per il camper come il sentone che no, purtroppo il camper non ce l'abbiamo. Non possiamo permetterci. No. Però oggi inauguriamo le luci nuove con una bella box del Visello, la mia di APM Mods. Ed eccoci qua, signori, con questa visione di una boxettina che ho deciso di acquistare perché boh, io sono così, mi piace e lo faccio. Ed è la mia di APM Mods, la mia nero carbone. Solita classica scatoletta in cartone che dà il modder. Aprendo la confezione c'è il librettino di istruzioni, la box, e all'interno si vede, spero di sì, c'è una delle sue solite frasi con scritto: mi fa male il silenzio di troppe parole non dette, mia. E poi abbiamo il libretto di istruzioni che vi servirà perché è molto molto dettagliato, vi spiega bene decisamente tutto quello che fa la box, che colori vengono fuori nel momento in cui si schiaccia il tasto di attivazione. Per esempio, se premete 5 volte, se lampeggia di azzurro, scusate, manca l'atomizzatore, se è blu e viola la batteria è in piena carica, se è rosso e viola la batteria metà carica, se è rosso lampeggiante la carica è esaurita. Premere il tasto fire 3 volte per accendere e spegnere la box. Il materiale di costruzione della box è il PA12, dimensioni 48x80x22x27 mm, se è con e senza la cover. Pesa 42 grammi, monta batterie 18650 non incluse, pin 510, massimo voltaggio 4,2 volt, minimo 2,77. Resistenze che le riconosce da minimo 0,5, massimo 2 ohm. Corrente massima erogata 20 ampere. Sicurezza da cortocircuito atomizzatore. Sicurezza da inversione di polarità. Tempo massimo di attivazione 12 secondi. E questo è tutto quello che c'è scritto sul bel librettino di istruzioni. E qui abbiamo la box completa come quando vi arriva all'interno della confezione. Se voi premete sulla tazza viene via la sleeve, che è questa, che adesso, se non mi ricordo male, questa è la sleeve classica per atomizzatori fino a 22 bassi. Poi c'è anche la 40 per atomizzatori più alti, hanno creato anche la sleeve apposta per chi avesse il 900 col barrel kit e lo può andare a comprarla, acquistarla nei vari colori. Sul sito di APM Mods ci sono tutti i colori diversi ed è una bella cosa. Parte superiore APM Mods, qui c'è il taglio per la batteria, davanti qui questo sarà chiamiamola linguetta che premerà il tasto di attivazione. In fondo, come potete vedere, c'è la calamita che poi andrà a fissarsi su questa parte e terrà tutto fermo. Questa è la box in sé. Tasto mia, tasto di attivazione, monta un Bomber Pro, le lamelle sono in rame APM Mods, simbolo più e meno per l'inserimento della batteria, contatto positivo. Qui sotto non andate ad aprirla perché c'è il circuito all'interno, si prende
in questa maniera si inserisce e tac, la calamita tiene insieme tutto la boxettina. Se noi prendiamo una batteria e la inseriamo qui sotto, c'è il LED che vi dicevo prima, 1 2 3 si accende, 1 2 3 si spegne. Mettiamogli un atomizzatore, in questo caso metteremo il Millennium con l'Exuvia kit, cover, e la box è pronta. 1 2 3, ci vediamo con la visione dall'alto e la mia facciona The Couts. Bene, cosa vi posso dire? Che l'impugnatura è veramente veramente perfetta, presa in un modo, presa nell'altro, così, cioè potete impugnarla come volete, anche perché, come si, non so se si riesce a vedere, qui c'è la parte dietro dove va la batteria che è un po' più stretta rispetto alla parte davanti dove c'è il circuito, tipo triangolo. E quindi ha proprio l'impugnatura giusta. Mi piace come va, si prende in mano. È molto leggera, quindi nonostante tutto ci sia la batteria e l'atomizzatore in mano, è veramente leggera, un giocattolino. E poi questa cosa qui, cioè questa è la figata, cioè, questa è proprio una genialata. Facendo così voi cambiate le vostre cover, ce ne sono tantissime di varie misure per qualsiasi tipo di atomizzatore, ed è veramente veramente uno spettacolo. Il modder è veramente un genio ad aver creato un prodotto del genere. Io sono completamente soddisfatto di questa boxettina. Sta a voi, provatela. Io la metto a mano. È leggerissima. Figa. Cioè, ma che è la... Ma è leggerissimo. Vuol dire solo a Pasquini Federico, il modder, sei un genio. Come fai che si smonta? Spingi sull'atomizzatore, c'è il magnete che tiene la cover all'interno. Cos'è? Che materiale è? PA12. PA12. È solo tipo una di quelle plastiche, veramente, super leggere. Sì, veramente leggerissima. Una figata. Allora, non è... È solida, però si sente che non è proprio, cioè, una roba possente. Sì, perché comunque cose, quei prodotti stampati. Sì, sì. Però veramente bomba, leggerissima. Veramente appena l'ho presa in mano sembrava che volava via. Allora, molto bella, molto sì. Molto bella. Inoltre, questo tipo di materiale, oltre ad essere molto leggero, infatti sembra, cioè, non vi sembra neanche di avere una box con una 18650, no, e un atomizzatore. Vi dà anche un senso al tatto, touch and feel. È un touch and feel veramente veramente eccezionale, perché sì, comunque è ruvidina. È ruvida, ma allo stesso tempo vi dà l'effetto come se avesse qualcosa di gomma, di gommoso. Okay, sì. Veramente veramente eccezionale. Non so se l'ho detto, ma il Bomber Pro come circuito. Bomber Pro, già mi piace. Ma il prezzo, Ghisello? Il prezzo io l'ho acquistata sul sito di The Vaping Gentleman Club e l'ho pagata 159 euro. Quindi un bel prezzo. Bel prezzo, però comunque se ci pensate bene ci sono box del genere, non con questa innovazione, ma classiche box in PA12, plastica o stampate a 3D, che costano anche decisamente di più. Quindi per il prezzo che ha questo prodotto, secondo me ne vale la pena. Poi, come sapete, io sono quello che se deve spendere 150 euro per una box in plastica 3D stampata a lamelle, io sono il primo, perché mi piacciono, è proprio, cioè proprio non riesco. E questa era da un po' che volevo prenderla. Girando sul sito di The Vaping Gentleman Club l'ho vista disponibile, ho detto la prendo. E bel prodotto. Sia che lo utilizzate in questo modo, sì, che sì, sia che lo utilizzate in questo modo, sì, è veramente spettacolare. L'unica cosa che secondo me sarebbe stata più bella esteticamente è che sul tasto vedete che c'è scritto mia. Una volta che
andate a coprirla, il tasto non si vede più. Sì. Se avesse stampato anche qui davanti o avesse ricavato la scritta mia, allora boh, basta, per me era decisamente il top. Certo. Però è già un gran bel prodotto. Benissimo, signori. Questa allora si chiama Mia by APM Mod. APM Mod. Googleate da qualche Mod parte. Federico Pasquini, che salutiamo. Federico Pasquini, sei un grande. Googleatela da qualche parte, se la trovate sicuramente la troverete. Sì, sì, anche lui ha il sito, le trovate anche direttamente sul sito. Se l'avete provata, dici qualcosa, se la dovete provare, provatela e basta. Andiamo al prossimo video. Con l'ultima svapata del visello. Sì, proprio tranquilla, tranquilla. Va bene, ciao.